Vai. Oggi faccio. Vai, fare scendi braccia tese. Vai. Non lo lancio svizzera. Vai. Allunghiamo bene la schiena, allunghiamo prima da una parte, poi dall'altra, scendi bene giù, allunga bene la schiena, vai. Ancora scendi bene giù. Ok, quindi schiena a terra, gambe piegate, mani della nuca, classico crunch. Siamo pronti? 3, 2, 1, va, andiamo, mani bene della nuca, guarda sempre in alto, senza perdere il collo, e contrai bene la parte alta dell'addome. Vai, respira, vai, vai, vai. Vai, ancora. Via. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Braccia lungo i fianchi. Palmi della mano verso l'alto. La punta delle dita tocca i talloni. Da una parte e poi dall'altra. Vai. 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 Andiamo ancora. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, pancia sotto, facciamo il plank, classico, 30 secondi. Gambe tese, piedi uniti, paralleli al pavimento. Fai bene addome e chiudi. Di nuovo, mani sul sedere, stacca bene la parte bassa della schiena dal tappetino, la testa rimane ben appoggiata, portiamo le ginocchia al petto e stendiamo le gambe avanti in modo tale che i talloni
tocchino bene terra e poi risaliamo su, ok? 3, 2, va! Estendi, le gambe sono leggermente separate, divaricate, ok? Vai! Riesci ancora? Ragazzi, facciamo il plank laterale, ok? Quindi, cosa importante, le gambe distese, sempre un piede sopra l'altro, ok? Il braccio libero, teso in alto, 30 secondi, 3, 2, su! Tieni bene sollevato il bacino a terra. Sempre tese, uno sopra l'altro, braccio libero teso, di nuovo, in alto, 3, 2, su. Terra, sempre le mani sotto al sedere, le gambe tese a metà altezza, la testa rimane sempre ben appoggiata sul tappetino e incrociate sfiorando con i talloni sempre il pavimento. 3, 2, va, incrocia e alterni. Vai, ancora, lascia sciogliere. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, gambe piegate sempre. Nuovo. Mani dietro la nuca e alterniamo. Gomito ginocchio destro, ginocchio sinistro, gomito sinistro, ginocchio destro. 3, 2, 1, vai. Sali e ruota. Ancora. Pancia sotto e facciamo il plank avanti e indietro, quindi rimanendo sempre paralleli al pavimento, tirate con i gomiti, spingete con la punta di piedi avanti e indietro. 3, 2, vai. La mano sinistra sotto al ginocchio sinistro, questo perché la mano sotto al ginocchio deve aiutare a salire su bene
con il gusto rispetto al crunch quello classico, ok? Quindi, ripeto, mano destra dietro la nuca, la sinistra sotto il ginocchio sinistro, 3, 2, vai, tira e sali, 1, 2, 3, contrai bene, 4, 5, 6, 7, 8, tira, 9, tira, cambio, sinistra dietro la nuca, destra sotto al ginocchio destro, 3, 2, vai, e 1, tira con la mano sotto al ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, mani nuovo sotto al sedere, gambe tese e alterni, forbice, 3, 2, vai, con i talloni sempre sfiora bene per terra e la testa rimane appoggiata al tappetino, vai, ancora, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ok, di nuovo pancia a terra, plank, di nuovo, alterniamo partendo dalla posizione di plank, un braccio teso in avanti e poi l'altro, ok, pronti, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, schiena a terra di nuovo, sempre la testa ben appoggiata a terra, le mani bene sotto al sedere, con le gambe sali e scendi, sfiorando sempre con i talloni il pavimento, 3, 2, va, andiamo. Ci riposiamo un attimo e poi, grande, troppo buono, siamo proprio uno dei migliori, 27, grazie ragazzi. Allora, recuperiamo un attimo e ciao Max, come stai? Ci riposiamo un attimo, beviamo un goccio d'acqua e poi ripartiamo di nuovo con il nostro circuito, ok? Ripartiamo di nuovo con il crunch. Fatemi bere un goccetto d'acqua che fa caldo, sono pure vecchietto, molto vecchietto. Ci siamo ragazzi? Dai, ripartiamo con il crunch, schiena a terra, mani dietro la nuca e crunch fatto bene, dai, andiamo, forza, andiamo.
10 ancora. 5. 3. Braccia lungo i fianchi, spalle lungo, lascia la mano verso l'alto, tieni la tocca nei talloni, da una parte e dall'altra. Ancora. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, pancia a terra ragazzi, plank normale. E di nuovo schiena a terra, mani sotto al sedere, testa sempre ben appoggiata a porto, ginocchio al petto, estendo le gambe avanti, stirando con la 3 6 7
3, 2, 1. Ok, schiena a terra di nuovo. Mani sempre sotto al sedere, appoggia bene la schiena, sali con le gambe, ruota. E ora sempre con i talloni in pavimento. Cambia verso. Tre, due, ultima, sempre gambe piegate, mani dietro la nuca, gomito destro, ginocchio sinistro, gomito sinistro, ginocchio destro. Tre, due, vai. Facciamo plank addominato, stendi da un braccio a quell'altro, vai. Otto, ancora, sette, sei, cinque, quattro, tre, uno, cambio, schiena a terra, mani a tazzinere, gambe dirette a terra, tre, due, chiuda sempre il tallone terra. Facciamo un nuovo laterale, la punta di dita, tocca i talloni, vai! Solleviamo leggermente il busto e le gambe, quindi il corpo rimane rigido come se fosse una barchetta. Infatti l'esercizio si chiama boat hold, ok? Quindi sali e tieni in isometria, prendo bene gli addominali, dai, andiamo, tieni, dai che è l'ultimo. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e... no! Eccoci! Bravi ragazzi! Allora, com'è andata? Spero bene. E vi ringrazio di avermi seguito. Rimaniamo adesso giù. Non abbiamo finito ancora, eh? 3 minuti di stretching, importante ragazzi, ci allunghiamo un po' e stiamo ancora un po' insieme, 1 minuto e mezzo, 2, e poi vi aspetto sempre lunedì alle 10 e ciao Gio, lunedì alle 10 e alle 15, ok? Adesso rimanete con me, giù a terra, e ci allunghiamo un po', sia la schiena che un pochino le gambe ancora di nuovo, ok? Oltre che l'addome ovviamente, ok ragazzi? Dai, allunghiamoci.
ginocchio a petto. Allunghiamo bene l'addome, stendi bene gambe tese, le braccia tese dietro di voi, più tese possibile, per sentire proprio l'addome che vi tira, ok? Piedi a martello, le gambe tese unite. Inspira, poi l'aria allunga bene. Da qua incrociate e ruotate bene, incrociate, allunghiamo bene la schiena, gambe divaricate. Gambe, allunghiamo bene in alto le braccia, stendi bene la schiena, prima da una parte e poi dall'altra, allunga bene, unisci bene le mani, palmi della mano verso l'alto, spingi bene in alto, un bel respiro dal naso, fuori l'aria e giù le braccia. Bravi ragazzi, allora grazie.